Grande Fratello VIP, Maurizio Battista asfalta il programma, tutto organizzato. Grande Fratello VIP, tutto già deciso? Bufera sul reality. Tutto è nato dalle dichiarazioni di Maurizio Battista, ex concorrente del Grande Fratello che, infuriato col programma, ha fatto rivelazioni clamorose che scateneranno un caos senza precedenti. Maurizio Battista, che dopo poche settimane dall'ingresso nella casa ha deciso di abbandonare il programma per motivi personali, di recente ha rilasciato delle nuove dichiarazioni che non sono passate inosservate. Nell'intervista a Ultime dalla casa Maurizio Battista si scaglia contro il reality di Mediaset, rivelando che ci sarebbero 5 concorrenti che ha definito intoccabili e che secondo lui arriveranno dritti in finale. In pratica sostiene che alcune cose siano già state decise. E questo è gravissimo considerando che in teoria i VIP sono scelti dal pubblico col televoto e ma la colpa è di Ilaria Blasi e Alfonso Signorini? No, il problema è nella tattica utilizzata da alcuni concorrenti per manipolare le nomination e spianarsi la strada verso la possibile vittoria. Ci sono 5 o 6 elementi ha raccontato il comico che sono invulnerabili, Monte, le sorelle, Giulia e Silvia Provedi, Giulia, Giulia Salemi, Benedetta Mazza e Stefano Sala. Questi sono intoccabili. Poi a fianco ci sono 2-3 ma scivoleranno nel tempo, però quelli sono quelli che andranno in finale. Registriamo questa puntata. E ancora, perché non si nominano tra di loro? Ieri sera con Ivan era una barzelletta. Ricordati che la cacciara fa rumore ma i sentimenti vincono e io i sentimenti non li ho visti. Insomma, Maurizio Battista ce l'ha a morte con il reality e ora ha sganciato questa bomba che di certo non passerà inosservata. Un sodalizio tra alcuni concorrenti che si sostengono a vicenda per poter arrivare in finale e tra questi c'è Francesco Monte, già criticato dal pubblico social che segue la trasmissione, perché definito uno stratega che sa come muovere le sue carte all'interno della casa. Go.